Siamo arrivati alla fine. Io credo che ci siano due modi di fare il mio lavoro, che non è né lo youtuber e né l'intrattenitore nel web. Io faccio l'allenatore e soprattutto allenatore di HIT. Quindi il modo giusto sarebbe dare degli strumenti anche alle persone che per un motivo o per un altro non si allenano più con me, ed è successo in più di un'occasione, per poter andare avanti, perché anche nell'etica personale e professionale, no? Avere persone che hanno abbracciato uno stile di vita, che hanno imparato determinate cose, continuare a sperimentarle anche per conto proprio, perché le persone non possono avere soltanto informazioni a pagamento. Nel caso della nostra challenge è stato tutto gratis, ma non significa che quello che io adesso vi andrò a dire sia una cosa che la dovete sapere per forza se mi pagate. Io ribadisco che questa challenge non l'ho fatta per fare da civetta a un qualcosa che poi, se volevi avere veramente, dovevi pagare. No, è un esperimento che ho fatto, è andato molto bene, sono successe cose che mi aspettavo, sto parlando di riscontro da parte di persone che hanno usufruito di questa challenge, altre cose mi hanno stupito, insomma è stato un bel viaggio. 21 giorni, oggi è il 21esimo, ma non significa che se è corto a meno valore, se è lungo ha più valore e viceversa. Io ritengo che qualsiasi cosa una persona riesce a trasmettere agli altri sia un valore aggiunto inestimabile, sempre e comunque gratis o a pagamento. La completezza di un percorso di allenamento sta nel avere qualsiasi tipo di strumento per poi scegliere di non farlo più per altre cose che non siano non so come andare avanti. E poi c'è il modo sbagliato qual è? Quello di dare contenuti che non hanno nessun tipo di senso, contenuti che fanno delle promesse che poi non mantengono. Io non ho mai promesso che in 21 giorni tu saresti stato o stata chissà con quale fisico, non ho mai promesso che in 21 giorni saresti arrivato a fare i tripli carpiati, non ho mai promesso niente a patto che tu facessi tutto quello che ti dicevo che c'era da fare, e allora avresti ottenuto maggior flessibilità e mobilità, maggior forza, maggior resistenza, maggior sensazione di benessere. Mi è stato detto, e me lo aspettavo, un abbandono dei dolori mattutini. Le persone quando si svegliano hanno solitamente mal di schiena, mal di piedi, mal di quello, mal di quell'altro, scomparsi. È successo sì o no? Fammelo sapere nei commenti, perché scommetto che è successo. Non ci credo che non sia successa una cosa del genere, perché statisticamente faccio sto lavoro dall'altro ieri e sono convinto che sia successo. Bene, tutte queste cose sono accompagnate da una ricomposizione corporea, ci sta, ma tutte queste cose devono essere ovviamente associate a una nutrizione di un certo tipo, a un'idratazione di un certo tipo, a uno stile di vita di un certo tipo, perché è inutile continuare a promettere minchiate alla gente per poi farla rimanere delusa, però te c'hai le views che no, a me non me ne frega niente. Io promuovo l'HIT, voglio che l'HIT diventi una cultura predominante nel mondo del fitness, e quindi ti dicevo, il modo sbagliato di fare questo lavoro è dare semplicemente cose da fare per sudare, per sentire il gluteo che è un pochino più sodo, ma è una cosa transitoria, passeggera, cioè non può avvenire in 21 giorni o anche in un allenamento solo un qualcosa di radicale. Cominciamo a essere sinceri con la gente, perché la gente vuole risultati, non tutti possono pagare. Allora, se scegli di dare un qualcosa gratis come ho fatto io, dallo comunque dello stesso valore della gente che paga, vedrai che poi questa cosa di conseguenza ti ripaga. A me mi sono aumentati i clienti in studio, mi sono aumentati i clienti online, parecchi si sono iscritti a Movers, sono stati comprati dei libri, cioè, ma questo non era fra le righe, no, cioè ci sono i link in fondo a qualsiasi tipo di video, se le persone gli piace quello che fai, bene o male, comprano, ma non bisogna dare le informazioni a metà per accedere all'altra metà, che è quella che dà il risultato, allora tocca pagare. Io non faccio così, i famosi 3 video gratuiti, no? Non critico chi lo fa, io non lo faccio. Bene, questo lunghissimo preambolo è anche per farti capire che, insomma, come ultimo giorno, io in questo momento, oltre a darti dei feedback miei, che ovviamente ci sono stati, sì, a livello fisico, non sono dimagrito, ma dove? Però mi sento molto più tonico, la pelle è cambiata, il peso sì è un po' sceso, ma non è una cosa della quale adesso mi preoccupo. Io ho una visione sul lunghissimo periodo, ho intenzione di fare delle cose, ma le farò più in là. Basta truffe, basta fuffaroli. Io sono una persona, ve l'ho detto, normale, che fa cose straordinarie, perché riesco a fare delle cose con l'HIT, che è una delle discipline più
più stronze che esistano, sul breve periodo, perché richiamo comunque delle capacità che avevo, perché non ho mai smesso di farlo. Ho interrotto solo nell'ultimo anno e mezzo per motivi che ho detto all'interno dei video, vattela a riguardare tutti e magari rifatti l'allenamento. Ed è proprio di questo che adesso parliamo, cioè come andare avanti? Mi spiego perché voglio farvi questa cosa. Allora, sto registrando questo video che è alla fine della challenge, dove siamo in piena estate. Molti di voi, tantissimi, e mi hanno scritto: oddio, io vado in vacanza, la prossima challenge, se metti i pesi, perché ho già detto che ne farò un'altra, se metti i pesi non me li posso portare dietro tra aerei, viaggi, valigie, navi e tutto. Calmi. Chi vi ha detto che finita questa challenge bisogna farne un'altra per forza? Puoi continuare a fare questa e ora ti do le chiavi per continuare a farla. Perché i principi dell'allenamento non sono cambia più spesso che puoi, così hackeri il tuo comma, ste puttanate, lasciamole sta ai fuffaroli. Ti dico adesso come andare avanti in piena autonomia, ancora a corpo libero. Nell'ultima settimana abbiamo affrontato un allenamento EMOM che prevedeva, se non ci fossero stati dei fail, comunque due serie per esercizio, se in quelle due serie noi fossimo riusciti a non fare nessun cedimento, fail, lasciamo perdere la natura etimologica della parola, se no si va fuori tema. Insomma, se io fossi riuscito a completare entrambe le serie, ogni seduta che l'ho fatta, quindi ne ho fatte tre per ogni scheda A e B, allora avrei dovuto aumentare di una ripetizione sugli esercizi a catena cinetica chiusa e due ripetizioni a quelli che prevedevano un destra e sinistra. L'abbiamo fatto? Ok. È successo? Ok. Se non è successo, vai avanti cercando di raggiungere quel risultato. Se invece è successo, come molti mi hanno scritto che è successo quello, aiuto, adesso che faccio? Calma. Questa è la parte EMOM, quindi delle schede A e B. Facciamo finta che io sono andato avanti con X, che è il numero che mi è venuto fuori dall'elaborazione dei dati della settimana 2, ok? Più 1 è l'eventuale progressione che io ho fatto per ogni esercizio, quindi aggiungendo una ripetizione, facciamo fra parentesi 2, e poi ho avuto più 2, fra parentesi 4, cioè dipende, io ho fatto 3 volte la stessa scheda e posso aver avuto questo tipo di scenario qua. Che cosa faccio adesso? Adesso hai due strade da percorrere. Della parte HIT ne parliamo dopo, quindi non disperare. Ora preoccupiamoci dell'EMOM. La prima soluzione di progressione per andare avanti quasi all'infinito è ritornare al numero originale delle ripetizioni che hai avuto come risultato della media, ti ricordi, al minuto della settimana 2, ritorniamo al numero originale e invece di fare serie da 75 secondi facciamo serie da 60, quindi diventa un EMOM un pochino più puro, quindi ogni blocco 60 secondi. Scaricati un'app qualsiasi per avere una struttura EMOM con ogni blocco da 60 secondi, non c'è bisogno che io ti faccia scaricare un timer che magari costruisco io, non ne hai bisogno, scaricati un'app, ce n'è di gratuite, ce n'è da bizzeffe. In questo modo che abbiamo fatto? Abbiamo scaricato volume e abbiamo aumentato la densità dell'allenamento, quindi il riposo sarà ovviamente minore. Noi però torniamo indietro con le ripetizioni, non fare mantenimento di questa e abbassando il tempo di recupero, perché troppa roba, troppa. Se alla prima seduta, quando hai 60 secondi di blocco ognuno e le ripetizioni originali, hai un no fail, allora rifai sto giochino qua. E questa è la prima soluzione per quanto riguarda il blocco EMOM. C'è un'altra soluzione, la seconda, sempre per quanto riguarda il blocco EMOM, ma qui ti chiedo qualcosa in cambio, che non sono soldi, occhio, non voglio assolutamente soldi. Puoi assolutamente mantenere il volume e la struttura con i blocchi da 75 secondi, ma puoi intensificare qualsiasi esercizio io ti abbia messo, quindi lavoriamo sull'intensità. Come intensificarlo? Allora, se mi segui su Instagram, a questo indirizzo, questo canale Instagram, sai perfettamente che in passato, negli ultimi giorni, Stefania, una mia studente, ex atleta, comunque amica, mi ha chiesto come poter intensificare un esercizio, ha pubblicato una storia, mi ha taggato e io ho pubblicato una storia ritaggandola per fargli vedere come intensificare quell'esercizio. Fallo anche tu se scegli questa
tipologia di progressione. Quindi che cosa facciamo? Manteniamo il volume, manteniamo la densità e alziamo l'intensità, rendendo più stronzo o comunque più intenso l'esercizio. Fai un video e lo pubblichi come stories, come reel, taggandomi, e io in tutta risposta, mi ci vuole 5 secondi a farlo, non è assolutamente un problema ed è gratis, però almeno facciamo vedere che la cultura dell'HIT tutti insieme la stiamo facendo crescere. Mi tagli facendomi vedere come lo fai, perché magari lo stai facendo sbagliato, stai facendo dei compensi, non è in maniera HIT, e ti correggo in modo che tutti ci guardano. Ma non ti devi vergognare assolutamente, eh? Tutti siamo le pippe per qualcun altro, eh? Anch'io sono una mega pippa per mille altri atleti, però cerchiamo di darci una mano a vicenda. Ovviamente ogni esercizio che te hai fatto non ha soltanto un grado di intensità, ne ha molti. Cioè, si può andare avanti a step. Piccolo spoiler: i push-up, almeno io nella mia carriera, lunga per qualcuno e cortissima per altri, io ne ho trovati circa 19 di gradi di intensità per i push-up e basta. Figurati tutti gli altri, ci sono mille modi per portarli ancora a un'intensità maggiore. E io te li faccio vedere, dov'è il problema? Basta che però, ti ripeto, pubblichi una storia, un contenuto, un reel, quello che cacchio te pare, mi tagli e io in risposta ti dico come intensificare quell'esercizio. Oppure fai come ti ho detto, torni indietro e cominci a lavorare con i blocchi da 60 secondi. Veniamo ora alla parte HIT, cioè quella con le serie 5 per 60-60. Noi abbiamo avuto 4 esercizi di cui abbiamo selezionato l'intensità nella prima parte della nostra challenge, cioè dovevamo fare delle considerazioni, la prima settimana era quasi tutta test, delle considerazioni, vedendo poi gli esercizi con i quali riuscivamo a gestirli, ma avevano comunque degli elementi su cui lavorare, e siamo andati avanti fino alla terza settimana facendo sempre 5x60-60. Ora, nella più augurabile ipotesi che tu abbia raggiunto il massimo del grado di intensità, perché te ne avevo dati un bel po' per ogni esercizio, e tu non abbia avuto nessun fail nella parte 5x60-60 sia nella settimana 2 che nella settimana 3, o anche un fail solo, fai la stessa cosa che ti ho detto per quanto riguarda la parte EMOM, cioè intensifichiamo ancora gli esercizi e procediamo ad avere un contatto, anche se via social, per poter imparare qualcosa di nuovo per ogni singolo esercizio. Al netto del fatto che ci potrebbe essere la possibilità di cosa? Di portare sempre questi 5x60-60 con la stessa versione dell'esercizio che hai fatto a 5x70-70. Perché? Perché mantenendo un rapporto 1 a 1 tra parte di lavoro e parte di recupero, rimaniamo all'interno di quelli che sono i delta di rapporto tra parte di lavoro e parte di recupero, tipici di una serie, di un esercizio, di uno schema che sia allenante. Non devi fare 70-60, perché poi vai a lavorare sulla densità, e in una prima fase, se hai fatto la challenge, sei in una prima fase, un bagno d'umiltà, gente. In una prima fase, densificare un esercizio non è il massimo. Densificare una serie, uno schema, una split di un particolare stimolo non è il massimo. Perché? Perché ti porta a una generazione di fatica che in un primo approccio all'HIT non è del tutto strategicamente giusto. Quindi aumentiamo il volume di lavoro mantenendo rapporto 1 a 1 tra parte di lavoro e parte di recupero. Consiglio spassionato: non aumentare il numero di serie. Perché? Perché arriveresti a fare la sesta serie con una stanchezza accumulata che non ti porterebbe quasi, essere categorici quasi mai, cioè ti porterebbe quasi mai a poter fare l'ultima serie avendo un parametro di fail realmente allenante, ma semplicemente appunto hai accumulato stanchezza. Quindi manteniamo le 5 serie 70-70, oppure intensifichi l'esercizio. Quindi hai tutti gli elementi per andare avanti con questa challenge per altri 2-3 mesi. E ora una piccola nota
che non è da scrivere, ma è non polemica, ma semplicemente riflessiva. Io ho visto con nessuna sorpresa un'enorme risposta di visualizzazioni, di commenti, eccetera, eccetera. Le prime lezioni poi piano piano sono andate scemando. Lo sapevo. Ma questo non sta a significare che la challenge non piace, che la challenge... semplicemente perché forse qualcuno, molti, si aspettavano il miracolo, si aspettavano il... qualcosa che finora tantissimi vi hanno promesso, come se la loro disciplina, il loro metodo, i loro esercizi, i loro segreti fossero un qualcosa che sanno solo loro, e quindi ci si allena in metà tempo, esercizi magici, schemi magici, e diventi una fotomodella o un fotomodello. Signori, smettiamola di avere questo tipo di aspettativa dai contenuti sul web. Io lo so perfettamente che non sono famoso, che non sono muscolosissimo, che non faccio dissing, che non ho quell'appeal che potrebbe avere un dopato ed ex dopato che vi fa vedere delle braccia larghe così e vi dice: guarda, se le volete anche queste, allora acquistate col mio codice sconto questo integratore, perché diventerete come me. Allora, al di là di questo tipo di polemica, io voglio che alla prossima challenge, che inizierà l'8 luglio e si chiamerà Fenice, infatti, voi vi rendiate conto che tutti i viaggi iniziano con un passo. Se quello che fai non ti riesce, lo devi fare. È proprio lì il discorso. Io non ho mai pensato di portarvi un qualcosa di facilmente eseguibile, perché altrimenti che cazzo vi allenate a fare? Ma è fatica. Deve essere fatica. Cioè, vi esaltate con i film di Rocky perché fa l'allenamento e tira sulle pietre, eccetera, eccetera, e poi pretendete di attaccarvi a una macchinetta con gli elettrostimolatori e in 20 minuti equivale a 3 ore di palestra. Basta, polemica finita, scusami se ho deviato in questo tipo di riflessione, ma è necessario farla. Perché? Perché andrò avanti con le challenge. Parte della challenge, te lo dico subito, la prossima parte sarà esclusiva per i ragazzi di Movers, perché ho i miei motivi di somministrazione di un servizio per il quale loro stanno pagando, ma avrai tutti quanti gli elementi per poterci provare anche tu. Non ti preoccupare. Detto questo, l'inchino te l'ho già fatto la puntata di ieri, ma voglio veramente ringraziarvi a tutti quanti quelli che hanno avuto il coraggio di mettersi alla prova levandosi tutti i pregiudizi e che hanno avuto veramente risultati. Vi ricordo, la marchetta ve la dovete chiappa, che potete iscrivervi a Movers, potete acquistare i miei libri, potete partecipare, se sei un tecnico, alla mia accademia, nella quale quest'anno in maniera inedita e esclusiva, solo per gli studenti dell'accademia, ci sarà un eserciziario. Vi ricordate l'abecedario di quando andavamo alle elementari? Bene, io sto finendo di costruire questa sorta di eserciziario dove, siccome sono abbastanza conosciuto per l'inventiva ma non funambolica, cioè realmente allenante, di diverse tipologie di stimolo con un esercizio solo, bene, ai ragazzi gliela darò. Perché? Perché questa cosa qui può essere utilissima per il loro lavoro. Ti ricordo l'accademia, ti ricordo tutte le cose che facciamo online e i miei canali social. Insomma, iscriviti ai miei canali social. Perché? Perché voglio lanciare una cosa, un modo di fare contenuti in maniera differente. E se ci sono dei riscontri di coinvolgimento e di apprezzamento, la cosa va avanti. Se non c'è, io continuo a lavorare offline, perché si vede che online avete solo voglia di farvi prendere per il culo.